piccolo ho sempre voluto fare questo, da piccolo ho sempre voluto girare il mondo, girare l'Italia e suonare, fare le mie canzoni. Potevo diventare un grande chitarrista, dicevo in una canzone, poi ho posato la chitarra e è arrivato il microfono per fare il rap. Credo di aver iniziato il rap nel 1996. Dal 96 siamo arrivati velocemente al 2006. Le gare di freestyle sono finite intorno al 2010, 2011 con Spit, e poi è arrivata questa avventura con Mea Culpa. Sono passati 10 anni netti dalla prima volta in cui ho sentito parlare di Clementino, ma me lo ricordo come fosse ieri. Viene fuori che tale Clementino era salito con la maglia di Topolino e aveva mandato a casa tutti. Al massimo, al massimo. Guarda, che sei bravo questo. Ma scherzi, papà, Clementino è un grande. Ciao Clementino. Lei è mia figlia Rossella. E sì, stavo appunto dicendole che ho molto apprezzato il fatto che tu l'estate scorsa abbia registrato il tuo video alla Città della Scienza. Veramente, complimenti. Gentilissimo, mister. Clementino, dovete sapere che la prima volta che l'ho sentito non mi è piaciuto per niente, cioè quindi ero proprio, non mi piaceva il suo stile. Io devo essere sincero, anche un po' scettico all'inizio quando iniziavo a lavorare con Clementino, perché non ero convintissimo al 100%. Prima, a dire il vero, avevo un po' di diffidenza, nel senso che a pelle mi stava sul cazzo. Non avevo ancora scoperto quella sua passione per la musica 360 e vedevo solo come uno infuocato di freestyle e di rap straight, no? Proprio più così. Era uno studio mio, l'ho tatuato, si è fatto un tatu di una iena qua con scritto Maple sotto. Poi è venuto a mangiare a casa mia, mi sono fatto una pasta. Quelle cose senza ragione, che poi ti sbagli, no? Ognuno di noi ha la presunzione, la prima impressione è quella che conta. In realtà poi lo conobbi e vabbè, si rivelò per quello che è. Tutti dicevano, cavolo Enzi, dovevi esserci, perché magari a riascoltare la registrazione ti fai un'idea, ma se tu questo ragazzo lo vedi dal vivo ti rendi conto veramente della verve che ha, dell'energia trascinante che si porta dietro ogni volta che sali sul palco. Una persona molto forte, molto umana. Molto umano fu proprio l'amore artistico. Fu in grado, mi ricordo, in 6, 7, 8 giorni che siamo stati là, di cagare fuori 8 pezzi. Ma belli, eh? Quindi questa è testimonianza inevitabile di una potenza artistica di un certo calibro. Piano piano poi si è raffinato e ho apprezzato molto di più e lo reputo attualmente uno dei migliori rapper italiani. E live indubbiamente il migliore. Clementino dal vivo è uno degli artisti più forti che abbiamo in Italia, uno dei più grandi artisti italiani del momento. È una persona che dal vivo riesce a intrattenere, e il suo modo di essere teatrale ma allo stesso tempo serio in dei pezzi fanno sì che sia un artista completo a 360 gradi. Ed è uno che live riesce a far saltare dalla sedia anche la signora del guardaroba. Buonasera signora! Ah signora, concerti Clementino non si può guardare spaccato, grazie signora! Lui ha questa dote che se io porto mia nonna a vedere un suo concerto è capace di farla divertire, di farla saltare, di farla ballare, perché viene dai villaggi, viene dall'intrattenimento, è uno che ha un rapporto col pubblico molto diretto. Il primo marzo tutti i giri e tutti i uomini fanno mio fratello, uno, due, tre! Quello proprio lo show è proprio one man band che dice arriva da solo, fa il panico, salta da una parte all'altra, si fanno pezzi a treno uno dopo l'altro con energia, una carica, coinvolge una cifra al pubblico, parla, è uno degli MC più completi forse italiani live che conosco. La cosa che devo sottolineare quando penso a Clementino è il mostro che è dal vivo. Ti rappa davanti e ti rappa davanti come un animale. Un animale da palcoscenico, quindi alto livello. Lavorare prima di lui. Questa era una delle caratteristiche della Mea Culpa Tour. Ogni tanto quando stavo nel backstage sentivi degli urli. Ane c'è caldo per quello che dalle campane a Notre Dame. Voi potreste mentire voi stessi, Matteucci che stanno con voi. Penso Prada per quello e Taiwan perché qui perché là.
ho fatto tantissime esperienze per quanto riguarda i live, ma nessuna è stata come il tour del 2014. L'esperienza è stata bellissima perché per la prima volta ho avuto una vera e propria squadra, i protagonisti sul palco, che eravamo fissi io e DJ Taiwan, e poi c'era anche lo staff Tritolo che comunque dava una mano dietro le quinte e fuori per quanto riguarda il merchandising. Noi abbiamo avuto il piacere di essere presenti in questo tour con le aperture, con i derivati appunto, e con il merchandising con la Tritolo, che è la nostra società. È stata un'esperienza sicuramente fantastica per me e per tutti i ragazzi che lavorano in Taurus, che è questa nuova struttura che appunto stiamo portando avanti. Ciao, mi è tirato in mezzo a questa storia di Taurus e insieme abbiamo deciso di fare questo lavoro, di lavorare insieme. Abbiamo girato un pochino d'Italia, abbiamo fatto un sacco di date con dei scopi incredibili. Siamo stati in giro, abbiamo conosciuto un sacco di gente massiccia. No, è stata una grande esperienza, è assolutamente da rifare, no? Devo dire che il Mea Culpa Tour è stata davvero un'esperienza pazzesca. Due date in particolare sono state davvero eccezionali. Ho il concerto del 1° maggio a Roma, dove mi ha portato come ospite 800.000 persone, poi la chiusura del tour a Napoli, dove è stato anche premiato per il disco d'oro. Lo show in primis era veramente sensazionale. Mi ha accoppiato con Taiwan, che sappiamo tutti che è un ottimo DJ, hanno creato questo show, dove c'era questa sinergia tra loro due, questo legame che sicuramente veniva fuori. Attenzione, la mia compagna allo stadio di Foggia, Taiwan, passaggio Garcia per il Fiorentino, pronto a tiro! È stata una roba fighissima, bellissima la combinazione di lui e Taiwan. Non è mai uno show standard, non è mai uno show uguale. Tai è un mostro sacro dei piatti e insieme hanno unito questa, si è creata questa fusione, diciamo, che è una cosa spettacolare, perché c'è questa intesa tra loro due che sono perfettamente complementari, si capiscono a vicenda. La scaletta, pur essendoci una scaletta fissa, da data in data cambia, perché ci sono sempre improvvisazioni, è sempre differente. Lui ha una componente di improvvisazione che è quella che, diciamo, il suo background, quella da cui viene, che rende gli show unici. Ogni serata è praticamente diversa. Ho sempre ritenuto che sul palco bisogna essere come gangster. Mi trovo molto bene con DJ Taiwan perché c'è questo affiatamento. Lui mi copre molto quando io devo riposare un attimo la voce a bere, e lui mi copre subito. E anche per quanto riguarda gli scherzi, l'improvvisare, lui è campione di scratch, viene da quelle gare lì. Io vengo dalle gare di freestyle, quindi veniamo proprio dalla vera e propria improvvisazione. Fare un concerto di piena improvvisazione non si può fare, bisogna sempre avere qualcosa di preparato, però quando si tratta di improvvisare, lasciateci fare noi. Con lui ci divertiamo perché dal vivo facciamo un sacco di gag, un sacco di cose, scherziamo, giochiamo, facciamo un po' di cabaret, insomma, ed è difficilissimo seguirlo perché molte volte in una canzone lui magari ti cambia delle rime, allora devo essere io in quel momento che devo capire quando lui sclera e magari dice una cosa piuttosto che un'altra. Siamo sempre stati un gruppo un po' manga, ecco, lo chiamo così, perché sempre legati alla magia, ecco, ai cartoni animati. Quindi quest'anno abbiamo inventato Enzo Sauro, che è stato un po' il fenomeno dell'estate, inventare un personaggio che faceva parte del live, sul palco all'improvviso, dopo Chimica Brother, saliva questo Tirannosauro Rex gigantesco e la gente ci chiedeva le foto anche con Enzo Sauro, quindi è stata una bellissima trovata. Il live l'abbiamo costruito insieme, e Clemente mi ha chiesto una mano ovviamente su tutto, su tutta la direzione musicale, però devo dire la verità che ha tantissime idee che poi abbiamo sviluppato insieme. Ci svegliamo a Bergamo e dobbiamo andare a suonare a Lecce, ci svegliamo a Cagliari e dobbiamo andare a suonare a Roma, prendendo la coincidenza a Catania. E fare questo lavoro vuol dire essere anche dei robot un pochino, perché tu sei sotto stress per una giornata intera per portare soltanto un'ora sul palco, ma in quell'ora devi dare il massimo. Ed è bello anche quello che si prova, è bello, sono belle anche le abitudini, tipo noi abbiamo l'abitudine di dover andare a mangiare bene prima di tutto, prima di suonare. Abbiamo avuto modo di apprezzare tra i migliori ristoranti italiani, di andarci a sputtanare in mega scienze, ostriche e vino. Vai l'autogrill, prendi l'Icaro, il Capri, ammetti, invece tu con un po' di fantasia vedi pani neri, cerealati, che aiutano a estromettere, poi vedi dei farmi. Penso che ho un ruolo importante nel tour, oltre a stare sul palco con Clementino, ma di portare i ragazzi a cena. Li ho portati a mangiare, ci ti vedi che ha girato un ristorante, ci voleva far mangiare qua, noi però
Don Clemente, voi dovete stare senza pensiero. Me ne è fottuto una cazzo che ha fatto la rete Samastana, ma non importa quello che fai, dice tu. Certo, poi c'è tutto il discorso gene, se ne potrebbe parlare abbastanza a lungo. Sì, tutto. Bisogna prima pagare. Vabbè, facciamo noi, non è stato un problema di soldi. All'inizio io non ci credevo tanto in questa cosa, dicevo no, perché io tanto se mi mangio pure un panino va bene lo stesso. Invece il team sta entrando in un ristorante suggerito da Gianluca Taiwan. Ora stiamo andando alla mecca proprio del mangiare, guarda anche la sbarra, vedi, solo chi può entrare. Ho notato che se ti mangi uno spaghetto e vongole vai più contento sul palco e spacchi di più. Ah, non si può guardare da qua. 4. Uno me lo tengo, me lo mangio già. Ci vengono a interrompere nel mezzo del tenore. Come se non fosse cioè, noi siamo sempre in viaggio, quindi la cena per noi è un momento di riflessione e di relax. E io sono l'addetto a trovare il ristorante, quindi si parte dal pomeriggio a cercare dove mangiamo, dove ceniamo. Addirittura durante la cena si parla già della cena, dove deve essere nella città il giorno dopo. Ho parlato con mio padre, ci ho parlato con tutto quanto, non vi preoccupate, ma risolviamo queste cose. Quando vai a un ristorante, se ti scordate di ordinare due fritture, tre fritture, quattro fritture. Sta senza pensiero. Poi nascono varie gag. Dobbiamo andare a cena, coordinare la cena live. Se il live è alle 10, giustamente Clemente vuole mangiare prima. Quindi alle 8 bisogna andare a cena. Però magari arriviamo alle 7 e mezza da un'altra città. Dobbiamo andare a cena. Tutto in pratica ruota quasi intorno alla cena. Ed è bello dire com'è andata la data. Benissimo, si è mangiato da Dio. Voglio dell'omega 3 perché dopo due giorni senza pesce mi dimentico le cose. Comincia a fare della memoria. Ovviamente no, è tranquillo. E Taiwan? Taiwan scasso cazzo! Perché vuole mangiare bene? È vero tu! Già io non lo farò! Peggiori! Mi sono di terrore, se ne dovesse parlare, che mi ha fatto? Hanno imbattito una cena di Natale senza papà. Cioè mica me l'hanno detto non l'hanno pagato, secondo me mica non paghiamo l'autoclipo. Questo lavoro è una corsa contro il tempo, noi siamo sempre in auto. Buongiorno, Aju! Aereo, nave, a studio, e molte volte si perdono gli aerei, si perdono le navi. Ma perché? Perché facciamo tardi la sera prima, perché non riusciamo ad andare a dormire presto, è impossibile. Verso i letti! Ci ritroviamo sempre a rifare le code, a rifare i biglietti, chi perde questo, chi perde quello, e quindi è un casino. Cioè, dopo 8 ore ad aspettare l'aereo, lui si mette a suonare. È un delirio che se non ci fosse un rapporto di amicizia, sai, e non ci si volesse bene, sarebbe un bordello ogni volta, no? Si creerebbero anche delle tensioni, invece tra di noi si scherza, si vive su tutto. Cioè, lui ha la capacità, come entra in camera, gli esplode la valigia. Non so come cazzo è possibile, è una cosa che è difficile da spiegare. Cioè non è che prende una maglietta, scoppia, cioè tu trovi jeans nel cesso, poi quando lo devi svegliare un delirio, fai capricci, si chiude con il sole in testa, non si può alzare. Sta succedendo, zio, la prima volta nella vita le guardie ci aiutano, sono dalla parte nostra, ci scortano. Non si è vista mai una cosa del genere nella vita. Vedi? Sempre a temerle, adesso ci servono. Adesso siamo noi che serviamo loro. Il tenore aumenta. Di solito seguono loro, a noi. La polizia e la milizia privata dobbiamo arrivare, capite? Messico! Milizia! Escobar! Il discorso slang è nato sempre dal nostro amato Ciro Buccolieri, che è il nostro tour manager preferito. E lui è mitico perché ha un modo di parlare che... cioè non ha congiuntivi, cioè parla hashtag praticamente, quindi da là poi è nata anche questa famosa parola che poi Clemente ha reso popolare tramite Pechino Express, che è drenare. Sì, siamo in una stanza d'albergo piccolina, ce l'hanno dato giusto per la partita del cuore, giusto per drenare un po'. Allora... sempre tutta una cosa comunque relativa al cibo, come sveglia, come carburi. Mentre negli altri anni si saliva sul palco e si iniziava a rappare e finiva lì, da quando è uscito Mea Culpa, e quindi io parlo di Ovient perché è Ovient che un pochino ha svoltato l'album, essendo il singolo che è andato molto forte, e adesso c'era un intro curato nei minimi dettagli da DJ Taiwan, che era ambientato in... Ma senti, son capoce che intenda niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto Ovient, Ovient, ma senti... Concerto aveva inizio con...
con l'intro di DJ Taiwan sul Ritorno al Futuro, e finiva con Orient, che era il cavallo di battaglia del disco. Però passavamo per tantissime hit. Dovete sapere che questa è stata una tournée lunga un anno e mezzo, che è iniziata nel dicembre 2012 all'Alcatraz di Milano e abbiamo chiuso tutta la tournée a settembre del 2014. Durante questo Mea Culpa Tour siamo diventati una vera e propria famiglia. La tournée Mea Culpa mi ha insegnato tanto. Andare in Italia per un anno e mezzo a suonare sempre vuol dire comunque conoscere tanta gente, conoscere persone. Questo ti ha portato anche ad un'apertura mentale anche nel tipo di scrittura, perché comunque quando sono tornato a casa, intendo alla fine della tournée, appena è finita la tournée all'Arena Flegrea, io sono subito scappato a Perugia e ho scritto quasi 30 tracce in un mese. Vuol dire che tutta questa comunicazione con il pubblico e anche questi viaggi mi hanno portato anche ad un'apertura per quanto riguarda il tipo di scrittura. La mia pagina ufficiale di Facebook è arrivata a 1 milione di fan. Aglio, è già arrivato a 1 milione di fan. Quando andiamo a per arrivarci a questo 1 milione di fan dal 96. È bello arrivare a 1 milione di fan in un anno. È bellissimo. E invece noi abbiamo fatto tanto, quindi lo sai come mi sento? Questo 1 milione fan è stato lavorato di più, questo 1 milione di fan c'ha dietro i zaini con le bombolette alle gemme, le volte ho vomitato sotto al palco perché non reggevo l'alcol e quindi giustamente là ci davamo dentro, ma là non prendevi i soldi, quindi pure se ti ubriacavi quel 20 euro non faceva niente. Adesso invece hai una responsabilità, perché adesso ci stanno tanti ragazzini che ti seguono, hai una responsabilità sul tipo di scrittura, hai una responsabilità a dire determinate cose, perché tutto ti può essere girato contro, come nelle gare di freestyle. Ma sento, sono cavo ciechi in tenda, niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma sento, sono cavo ciechi in tenda, niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Oscar Rafu, guaglio, Oscar Rafu, guaglio. Ogni scarabone è bella mamma sola. Dottore, tu ci hai fatto caso, che l'hip hop campano è diventato famoso quando la crisi in Italia è diventata famosa, quando c'è stata la crisi in Italia più grossa. È arrivato quando è arrivata l'ondata di rap napoletano e campano in Italia, chissà perché. Secondo me perché la gente sente proprio il bisogno di questo sfogo, di questa ribellione, e io credo che noi del sud siamo veramente ora il napoletan power di una volta. Siamo noi quelli che stanno parlando di ribellione, di sfogo, di un ragazzo che non ce la fa più a stare giù e se ne va al nord a lavorare. Secondo me i ragazzi adesso si rispecchiano molto in questa cosa, per questo l'hip hop adesso è più ascoltato in Italia di tanti altri generi musicali. Ma è stato un anno fantastico per i Bombers, sono contento perché appunto insieme stiamo facendo aggregazione e stiamo portando comunque questo, cioè, Clemente prima di me, poi mi sono aggiunto io a dare comunque forza a questo messaggio campano. Spero che possa salire sempre più su e che la nostra gente ci supporti sempre, come io supporterò Clementino e come Clementino spero supporterà me. Sono contento del rapporto che abbiamo instaurato, soprattutto ultimamente. Ti faccio i miei più grandi auguri, Frasca, Sam, sempre insieme, Campania Bombers, sempre su Napoli. Mio fratellino Clemente, che personalmente adoro, veramente artisticamente. Entrambi i nostri dischi escono fra poco, quindi diciamo prima anno, com'è che era in latino? Dominus. Annus Domini. Marrakesh il King, Clementino Lagliera. Mea culpa. Mea culpa, status per life. Verso il futuro. Status, verso il futuro. La gente non può mai immaginare questo video lo sta facendo stesso Clementino, però non fa niente, fa parte del lavoro. Rispetto per fratellino Rocco Hunt. Molto umile, forse troppo. Forse troppo insicuro io sono stato. E lui è una persona molto estremamente umile, mi facilita il lavoro in questo senso perché riesce ad avere un rapporto eccezionale con i promoter, eccezionale con i fan, è uno mega disponibile, anzi tante volte dobbiamo essere noi a rompergli i coglioni e dire guarda non ti fare le foto con tutti o non puoi stare a perdere un'ora.
perché io capisco, i fan sono una cosa fondamentale, però tante volte ci sono delle tempistiche, delle cose da rispettare. Lui ha questo sentimento perché, venendo dal basso, essendosi, avendo fatto un percorso di gavetta molto lungo, dove comunque non è come questi rapper che fanno il singolo, oggi a domani, buon contratto, mega visibilità. Entrambi facciamo parte di quella generazione che prima da spettatore ha visto la ripresa di questo genere in questo paese e oggi da protagonista contribuisce attivamente. Lo sai che cos'è che mi fa molto strano? È che io attualmente vedo pure tantissimi rapper molto più giovani di noi che hanno fatto ben poco come gavetta. Poi giustamente sono arrivati in un periodo dove l'hip hop in Italia è sfondato, però li vedo che si lamentano. Noi stiamo combattendo da anni per questa cosa, noi abbiamo veramente combattuto, abbiamo fatto la Cambogia, abbiamo fatto il Vietnam, come dice Erisi, abbiamo combattuto in tutti i modi, cari freestyle, nei treni, arrivavi a Torino, fatti a sfidare contro il torinese a Torino, fatti a sfidare a Milano contro il milanese, prendi il treno, si perde il treno, fatti prestare i soldi per fare il biglietto, dei salti mortali. Noi per il rap ci abbiamo buttato il sangue, le sigarette, le donne, i ritardi, la scuola, siamo stati bocciati a scuola per fare il rap, non abbiamo lavorato per fare il rap, abbiamo fatto di tutto veramente per fare il rap, e mi sembra molto strano che personaggi che magari diventano famosi da un giorno all'altro siano così viziati, no? La mia vita, ho collaborato con tantissimi artisti grossi, ma sono sempre stato un ragazzo con i piedi per terra, perché forse viene tutto anche dalla famiglia, dall'educazione che mi hanno dato i miei. E vedo gente che magari invece dopo un anno di collaborazioni con uno già vedo super montati. Io sono così, quindi non ci riuscesse mai a mammunda cacao, come mi vedi così sono. Quindi io consiglio questo ai ragazzini che vogliono iniziare questa nuova avventura, che è quella dell'hip hop, del rap. E siate sempre umili, sempre con i piedi per terra, a testa alta. Però quando cadi a terra perché magari c'è stato qualche problema, cerca di rialzarti, perché poi i problemi si superano. Sono tanti problemi che non si possono superare, che sono molto più gravi. Sicuramente non è quello del rap. Dammi la mano adesso, stringimi che farò notte. Il battito del cuore a tempo come un pianoforte. Hai solo 16 anni, ti senti già grande. Tuo padre torna ubriaco a casa, i buchi nelle scarpe. L'espressione, il volto della depressione. Pochi mesi fa un agguato e per sbaglio la mamma era al mercato. Tu non l'hai mai accettato, gli psicofarmaci ti servono a guarire o alleviare ferite. Mi chiedo se tutto questo ha un senso, se con un fiore combatti il cemento. Passano ore, parole che invento, immortalare momenti rubati dal vento. E quando guardi quelle foto vuoi la forza di 300 soldati messi in fila pronti a puntare il pugnale. Bevi rum e tequila per imparare a scordare. Almeno questa sera non ti può fare del male, almeno questa sera ti può sembrare normale. Dimmi adesso dove andrai, dove andrai? Dimmi che succederà, che succederà? Quando le vele saranno ormai tutte spiegate, yeah. Dimmi poi cosa sarà, cosa sarà? Di chi profuma di strada, di strada. Quando le vele saranno ormai tutte, yeah, spiegate, yeah.